e nel più totale riserbo l'Italia ha ultimato l'acquisto, l'operazione di sottoscrizione dell'acquisto di 90 F-35, i cacciabombardieri della discordia, per i costi dell'operazione e per i problemi tecnici evidenziati dalle prime serie degli aerei. Nessun azzeramento del budget, nessuna revisione del programma, quindi l'Italia ha firmato un accordo fino al 2021. Tutto il dibattito degli anni scorsi sulla riduzione delle spese militari è stato improvvisamente messo da parte. Eppure proprio nelle ultime ore l'Italia ha di fatto finalizzato le procedure per l'acquisto di quei famosi o famigerati, dipende dai punti di vista, 90 aerei cacciabombardieri F-35 su cui tanto si è dibattuto e combattuto. La notizia è passata quasi inosservata, zero polemiche, praticamente nessuna reazione. Eppure l'argomento è in primo piano da anni, tanto più ora che i venti di guerra cominciano a soffiare anche dalle parti di casa nostra. Parliamo dell'acquisto da parte del governo italiano dei sofisticati caccia F-35, operazione che tante discussioni ha suscitato per i costi inizialmente calcolati tra i 13 e i 15 miliardi e per i problemi tecnici che hanno afflitto le prime versioni del velivolo, soprattutto negli Stati Uniti. Alla fine l'Italia ne comprerà 90, l'intero lotto che si era impegnata ad acquistare dalla Lockheed Martin dopo la riduzione dall'iniziale quota di 131 unità fatta in piena spending review durante il governo Monti. Ciò significa che non ci sarà il dimezzamento del budget che era stato chiesto nei mesi scorsi in commissione difesa da una parte della maggioranza, né tantomeno la cancellazione dell'ordine auspicata dalle opposizioni. Nelle ultime ore, una prima conferma sul fatto che l'Italia intende mantenere del tutto gli impegni l'ha data uno dei portavoce del Pentagono, ma secondo quanto risulta da fonti qualificate interpellate dal nostro telegiornale, gli accordi sottoscritti dal nostro paese nell'ambito del programma Joint Strike Fighter arrivano fino al 2021. Il ministro della difesa Pinotti aveva fin qui rimandato una decisione alla stesura del cosiddetto libro bianco, documento strategico ora all'attenzione del capo dello Stato, in cui si sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo militare dell'Italia nel Mediterraneo. Ad oggi, in base alle procedure di acquisto dilazionate negli anni, l'Italia si è già assicurata i primi 10 caccia. Se le scadenze saranno rispettate, il primo entrerà in servizio nel 2016 presso la base di Amendola, in Puglia. 71 esemplari saranno destinati all'aeronautica, 19 alla marina militare nella versione a decollo verticale. Per sostituire gradualmente parte della flotta aerea con i caccia Sea Harrier, gli AMX e i Tornado destinati ad andare in pensione. Per l'Italia c'è in ballo una contropartita importante, la manutenzione di tutti gli F-35 del programma nella base di Cameri, nel Novarese. 3.000 aerei in manutenzione per 3 mesi ogni 5 anni. E non se n'è proprio discusso e, come dire, l'affare, dipende dal punto di vista se è un affare per chi, è stato fatto, è stato portato a conclusione.